Bene, grazie Paolo, grazie a tutti all'Istituto, al Comune per l'invito, grazie a voi di essere qui così numerosi. E il compito che mi è stato assegnato è piuttosto gravoso, quello di farvi un'introduzione a questo tema, che è un tema molto vasto e complesso. E abbiamo il tempo e abbiamo anche spazi sufficientemente contenuti per rendere la cosa il più possibile utile per il vostro lavoro, quindi io cercherò di dirvi alcune cose sul stato dell'arte e della storiografia su questo tema e anche sul nodo, credo, altrettanto interessante di quella che oggi si chiama public history, ma ovviamente ci terrei a dialogare con voi, visto che abbiamo il tempo di farlo, quindi ad essere sollecitato da quelle che possono essere le vostre richieste o le vostre curiosità o le vostre necessità professionali, perché insomma l'obiettivo di un corso di formazione è essenzialmente questo. Quindi io parlerò per una mezz'oretta, ma poi gradirei poter rispondere ai vostri interrogativi per evitare di dire cose che interessino solamente a me. Detto questo, vorrei partire, come mi ha anticipato Paolo Zaghini, da questo convegno che si è svolto appunto qui a Rimini nel 2014, di cui questo libro costituisce il risultato, il distillato, diciamo così. Questo perché da pochi mesi direttore della rete degli istituti, devo dire che gli istituti della Resistenza hanno fatto moltissimo per valorizzare questo tema, soprattutto in quest'area, e questo convegno e questo libro sono in qualche modo il coronamento di una lunga attività che, come vedremo tra poco, aveva già avuto proprio qui, nelle zone tra la Romagna e le Marche, altri due punti molto rilevanti, con due grossi convegni, anche questi organizzati dagli istituti, a Pesaro nel 1984 e a Bologna nel 1990. E quindi gli istituti vantano su questo tema sicuramente un ruolo decisivo. La prima parte del mio intervento riguarda appunto la storiografia sulla linea gotica e l'evoluzione di questa storiografia, e vorrei delineare questa evoluzione attraverso tre fasi. La prima fase è appunto quella che precede i due convegni che ho appena citato, cioè la storiografia che si è sviluppata tra la fine della guerra e grosso modo il quarantennio, il quarantesimo anniversario di questi eventi, cioè appunto il convegno di Pesaro del 1984. In questa fase l'approccio alla linea gotica è stato un approccio esclusivamente militare, prevalentemente militare. La linea gotica vista come una linea difensiva tedesca approntata nel corso del 1943, poi divenuta il baluardo dell'esercito nazista nell'estate 1944. Ovviamente questo è il suo significato principale, e sicuramente lo studio degli eventi militari attorno alla linea gotica come linea difensiva è stato ed è rimane molto, molto importante, anche perché ci consente di guardare, diciamo così, da un duplice punto di vista che è necessario considerare nel complesso. Da un lato, infatti, come diceva poc'anzi Paolo, non bisogna dimenticare che la linea gotica è stata a lungo trascurata dalla storiografia generale, anche da quella italiana, perché nel momento in cui è diventato il punto di riferimento della difesa tedesca, cioè nell'estate 1944, il suo significato nell'equilibrio complessivo della guerra era già scemato. Cioè, se nel corso del 1943 il fronte italiano era di fatto il secondo fronte che era stato aperto dagli alleati nella Europa continentale dopo quello orientale, questo fatto non è più vero nell'estate successiva, perché gli angloamericani, come sapete, sono sbarcati prima in Normandia nel giugno del 1944 e poi in agosto anche nella Francia meridionale. Tra l'altro, questo ultimo evento, cioè lo sbarco in Francia meridionale, sottrae fisicamente molte truppe angloamericane allo scenario
e la sottrazione di queste truppe all'esercito che stava risalendo lo Stivale è uno dei motivi per cui questa risalita è molto più lenta di quanto non si fosse preventivato. Per cui all'idea che l'Italia sarebbe stata liberata entro la fine del 1944 vengono meno alcuni elementi e il risultato, come sapete, è che invece ci sarà un altro inverno di guerra e che questa linea verrà sfondata solo nel 1945. Quindi da un lato è vero che questa linea difensiva ha avuto nel significato della guerra mondiale un ruolo secondario rispetto ad altri fronti, ma, e qui veniamo all'altra faccia della medaglia, questa linea è appunto resistito per 8-9 mesi, quindi è una linea difensiva singolarmente durevole dal punto di vista della resistenza militare e questo comporta tutta una serie di conseguenze per la popolazione civile di cui parleremo oggi. Quindi una linea, diciamo, strategicamente secondaria ma storicamente molto rilevante per la sua durata, che rappresenta un po' l'originalità. Nessuna altra linea difensiva in una guerra di movimento come era la Seconda Guerra Mondiale resiste così a lungo. Quindi non abbiamo nessun altro territorio in Europa dove il fronte si trova fermo o quasi fermo per 8 mesi, con tutte le conseguenze del caso sulla popolazione che abita quei territori. Ovviamente l'analisi dell'approccio tedesco alla difesa militare sul fronte italiano, che come ci ricorda nel suo intervento in questo convegno Luca Baldissara, era in quel momento il confine meridionale del Reich, era il confine del meridionale della Germania, quindi aveva un valore particolarmente significativo la difesa di quel confine per i tedeschi. A questa visione corrisponde quella alleata, su cui pure nel corso di questi decenni abbiamo acquisito materiali, informazioni, sulle diverse operazioni, tentativo di sfondamento della linea gotica. La prima, la più importante, quella dell'estate del 1944, l'operazione Olive, che Churchill spinge per portare avanti, nonostante gli americani siano piuttosto scettici sulla sua necessità, e che invece gli inglesi vogliono, perché l'obiettivo è quello di entrare nella pianura padana e soprattutto contrastare l'avanzata sovietica a est. Quindi l'obiettivo di Churchill era di sfondare la linea su questo lato, quello orientale, per poter arrivare non solo a Milano ma anche a Vienna, a Trieste, prima che ci arrivassero i russi, in un'ottica già post seconda guerra mondiale. Ora, questo approccio militare, diciamo, alla linea gotica come fronte della seconda guerra mondiale, con le caratteristiche che vi ho accennato, era basato su schemi, su un taglio molto settoriale, quello della storia strettamente militare, e anche su una scala di analisi, su questo insisterò nel mio intervento ripetutamente, che era una scala nazionale, tradizionalmente nazionale. Ora, i convegni che citavo prima, 84-90, che hanno prodotto dei volumi molto significativi, ci hanno introdotto in una nuova fase storiografica. Una fase storiografica in cui alla storia militare della linea gotica come fronte si aggiungono una serie di nuove dimensioni e in particolare, sempre per rimanere nelle metafore ci possono aiutare a schematizzare, la linea gotica diventa fondamentalmente un confine da affrontare sì dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista politico e sociale. Certo, è un confine, è un fronte di guerra, e qui va detto, negli anni successivi, analizzato non più solo sulla base del punto di vista italiano, ma anche appunto attraverso le fonti e gli interrogativi dei due principali
attori della Seconda Guerra Mondiale che lì, come altrove, si stanno scontrando. Quindi, tedeschi, in generale, la compagine nazifascista e gli angloamericani. Quindi da dopo quei convegni maggiore attenzione per le fonti militari alleate tedesche, ma dicevo anche questo confine tra due zone di occupazione. L'Italia del 1944 è un'Italia dove ci sono due grandi eserciti stranieri che occupano il nostro territorio. E questo non ha solo un significato militare, ma come vedremo bene oggi, si concretizza in una serie di azioni repressive nei confronti dei civili. Pensiamo alle stragi nazifasciste, ma pensiamo anche ai bombardamenti alleati, come si diceva. E anche, e questa è una ulteriore novità, nelle forme di amministrazione di questa occupazione. Come ci ricordava tanti anni fa Claudio Pavone, grande storico della Resistenza, l'Italia del 44 è un paese, e come già prima di lui aveva detto, perché è una citazione quella di Pavone, grande storico Federico Chabot, l'Italia del 44 è un territorio in cui ci troviamo davanti a tre governi e due occupazioni. Non solo ci sono due eserciti occupanti, ma ci sono tre diverse autorità politiche italiane che si contendono il controllo del territorio. A sud c'è il re con Badoglio e il Regno del Sud, a nord c'è Mussolini con la Repubblica Sociale, ma c'è anche il CLN Alta Italia, quindi partigiani antifascisti, quindi tre diverse autorità italiane che si contendono il controllo del territorio. Quindi la linea gotica è un confine tra due zone di occupazione, quella tedesca e quella angloamericana, ma è anche un confine tra due stati italiani, il Regno del Sud e la Repubblica Sociale Italiana. E quindi, a partire dagli anni 90, anche studi sulle modalità di amministrazione di questi due diversi stati, entrambi italiani. Entrambi a sovranità limitata, come sappiamo, eppure dotati di una propria amministrazione, di proprie istituzioni, di proprie logiche politiche. Ma anche, ripeto, storia politica, ma anche storia sociale. Quindi questo è anche il confine, la linea gotica è anche il confine tra due esperienze della guerra da parte delle popolazioni lì, in quel momento collocate. E questo tema dello studio della vita durante la guerra, della vita di fronte alla guerra, ci ha messo in contatto con tutta una serie di temi di grande interesse. La reazione dei contadini che rappresentavano la maggior parte della popolazione in questi territori, i temi che sentiremo bene dopo, di genere e di generazione, il ruolo, per esempio, molto rilevante anche dal punto di vista documentario, della Chiesa, soprattutto del clero locale, nella gestione dell'emergenza di fronte alla frantumazione dell'autorità civile legittima. E in generale la situazione della popolazione sottoposta a macro fenomeni molto pesanti, molto rilevanti: lo spostamento, quindi lo sfollamento dai bombardamenti, ma anche l'evacuazione dai territori vicini al fronte, la requisizione, il razionamento, quindi i problemi di approvvigionamento del cibo, la pressione violenta da parte dell'occupante che ha anche delle sempre più urgenti necessità di reperimento di risorse umane, che svolge azioni di rastrellamento per punire l'attività partigiana, ma anche per rastrellare forza lavoro sempre più necessaria a Reich, la cui deportazione
i civili e i lavoratori coatti. Ed ecco che in questa seconda, diciamo così, fase degli studi la scala cambia. Quindi da un approccio di storia nazionale tradizionale si aggiunge uno sguardo che va sopra e sotto in qualche modo alla dimensione nazionale, sopra perché appunto reinserisce la linea gotica dentro le dinamiche della seconda guerra mondiale, appunto, analizzando il suo significato per i diversi contendenti in campo, ma anche sotto perché scende sul terreno e guarda le diverse realtà locali e come le diverse realtà locali reagiscono. Guardate bene, reagiscono, non solo subiscono, ma anche negoziano con questa realtà delle nuove modalità di lavoro e di vita. Questo nostro convegno in generale, l'ultimo decennio, dopo, diciamo così, il 60° anniversario della seconda guerra e quindi anche della linea gotica, segnano l'apertura di una terza fase in questa schematica rappresentazione che vi offro. Una terza fase in cui di nuovo si complica il quadro tematico e per citare alcuni dei nuovi approcci che sono maturati nel corso di questi ultimi anni ne vorrei citare tre che secondo me sono particolarmente interessanti. Il primo è quello di una nuova storia militare che non è più attenta solamente al fronte, ma che analizza i diversi contesti di svolgimento del conflitto, il fronte, la retrovia, i campi di prigionia e che mette in relazione gli eserciti con le società in cui agiscono. Nuova storia militare che passa anche attraverso la scomposizione dei due grandi eserciti in campo. Scomposizione della forza tedesca che contiene dentro di sé tutta una serie di articolazioni non sempre coordinate fra di loro e scomposizione dell'esercito alleato che se ci pensate è un carrozzone che si porta dietro non solo la grande divisione tra gli inglesi e gli americani, tra le due armate che combattono sulla linea gotica, la quinta armata americana nell'area centro occidentale e qui in questa zona l'ottava armata britannica, ma che dentro si portano eserciti provenienti da oltre 20 paesi alleati del Commonwealth e non solo, quindi, come ci insegnano i cimiteri, greci, polacchi, americani, americani neri, americani gialli, ebrei, sudafricani, neozelandesi, brasiliani, eccetera, eccetera, australiani, ma anche partigiani italiani inquadrati nella resistenza, partigiani inquadrati nell'esercito anglo-americano, italiani inquadrati nel corpo italiano di liberazione, cioè l'esercito del Regno del Sud. Quindi una molteplicità di soggetti che va riarticolata e rianalizzata. Quindi questa nuova storia militare è uno degli approcci fecondi che possiamo applicare allo studio della linea gotica oggi a 75 anni di distanza. Un secondo approccio molto interessante è quello della cosiddetta analisi di network, quindi una storia sociale che parte dalle relazioni di gruppo. Cioè studiamo una località cercando di vedere come interagiscono tra di loro i soggetti che sono presenti sul territorio. Questo è un punto molto importante perché ci consente di superare una partizione di compiti, una divisione di sguardi che per molto tempo ci ha impedito di cogliere la complessità dello scenario. Per molto tempo la storia della guerra, la storia della resistenza e la storia della popolazione civile sono andate un po' ognuno per conto suo. Se noi scegliamo una scala di analisi
e un metodo di analisi adeguato, è possibile provare a farle interagire e quindi cogliere meglio l'interazione tra queste tre dinamiche, tutte e tre importanti, tutte e tre interessanti. Ed infine, un terzo approccio che mi sembra fecondo, che negli ultimi anni è stato messo in campo, una storia culturale della guerra, perché non bisogna dimenticare che questa frattura sancita anagotica ha un effetto sulla mentalità delle persone, un effetto di lunga durata che non si esaurisce nel 44-45. E come le cose che dirò tra poco mostrano, tengo doppio orario per non dilungarmi troppo, è la spaccatura rappresentata dalla linea gotica, rappresenta anche una spaccatura simbolica nel corpo del paese. E quindi la linea gotica diventa anche una metafora, come in effetti è diventata, della spaccatura del paese tra nord e sud, che era ovviamente preesistente, ma che l'esperienza del 44 ha accentuato, perché per 8 mesi il paese è stato spaccato, e questo non era mai successo in maniera così significativa dall'unità in avanti. Come vi dicevo, il tema della scala di analisi è molto interessante e questi nuovi approcci ci consentono di cercare di ricollegare tra di loro la dimensione globale del conflitto, cui la storiografia oggi è molto attenta, e la dimensione locale, per evitare che questa dimensione locale risulti localistica. Come si fa a evitare che la dimensione locale diventi localistica? Come si fa a studiare Montescudo evitando di rimanere chiusi a guardarsi dietro? Ci sono diverse modalità che sono state utilmente utilizzate. La comparazione, confrontare uno scenario locale con altri scenari locali, ma anche gli approcci transconfinari, transnazionali, quindi usare i confini, compreso un confine molto stabile come è quello della linea gotica, come linee che si attraversano. Cosa passa attraverso la linea gotica? Quali flussi di persone, idee, soldi, merci, armi passano attraverso la linea gotica? Fino a degli approcci regionali che superino gli stretti localismi senza cercare delle sintesi di uno scenario lungo 300 km e largo 40 e che quindi renderebbe molto sommaria qualunque tipo di sintesi complessiva. Quindi non una linea gotica, ma più linee gotiche, a seconda dei percorsi di attraversamento della stessa. Vari progetti voi qui avete lavorato, qui intendo nel Riminese in generale in Romagna, sulla linea gotica che avete definito orientale, che ha una forte specificità, perché la linea gotica orientale viene sfondata dagli alleati nell'estate autunno-inverno 1944, mentre la parte occidentale e centrale resiste, come ben sapete, il fronte si sposta in modo significativo, da Pesaro a Rimini fino a Ravenna nel corso di questi mesi. E qui anche un altro elemento, che la linea gotica non è una linea, ma è più linee una dietro l'altra. Già dal punto di vista militare esisteva una linea gotica 1 e una linea gotica 2, che poi, come forse sapete, Hitler aveva rapidamente rinominato, come era stato lui a definire la linea gotica, nel momento in cui la linea rischiava di cadere, è stata più così utilmente riconnotata come linea verde, che era meno, diciamo, simbolicamente valido, perché se fosse crollata una linea che si chiamava gotica, dal punto di vista simbolico per i tedeschi sarebbe stato molto grave. Quindi
dell'inverno del 44 la linea viene ribattezzata linea verde. C'è una linea verde 1 e dietro di 30 km c'è una linea verde 2 e in questa zona dove appunto il fronte si sposta c'è la linea invernale che viene stabilita alla fine del 44, la winter line o linea Gengis Khan, più avanti la linea del segno. Ecco, quindi credo che dal punto di vista storiografico un ripensamento degli spazi della linea gotica sia la cosa più interessante che è maturata negli ultimi anni, e se leggerete in questo libro il saggio di Luca Valdissara troverete secondo me delle informazioni molto interessanti che giocano sul rapporto tra lo spazio e i luoghi. La linea gotica è uno spazio artificiale creato dall'uomo sul territorio naturale e questo spazio si articola però in tanti luoghi che sono i singoli scenari come Montescudo, che però hanno con questo spazio artificiale politico un rapporto instabile, ed è questa riconfigurazione dello spazio politico attorno ai luoghi che è l'elemento forse più interessante dell'approccio odierno allo studio della linea gotica. È più o meno abbastanza chiaro? C'è qualche domanda su questo, cioè su questi aspetti storiografici, sull'evoluzione della storia dell'arte gotica, per come ve l'ho molto sommariamente descritta? Non siate timidi, ripeto, io ho dato molte cose per scontate e probabilmente ho detto alcune cose molto sommarie, quindi se c'è bisogno di qualche chiarimento o qualche curiosità rispondo volentieri. Dai. Sulle fonti, sì. Cambiano gli approcci fotografici, però da un certo punto di vista le fonti possono apparire un po' meno le stesse, oppure no? O c'è un cambiamento di approccio stimola anche la ricerca e anche il trovamento di nuove fonti che parlano in modo diverso rispetto all'approccio selvaggio. C'è qualche altra domanda così? Voi sapete benissimo che se dite ai vostri studenti c'è qualche domanda e nessuno dice niente, non siete molto contenti, tendenzialmente. Aperti ribaltati. Intanto rispondo a questa, ma fatevi venire in mente qualche cos'altro. Posso così? Ecco, vedi. Magari collegata. A questo punto, come magari la grande storiografia, no? Di tradizioni, prima si citavano Pavone, poi Chabot, e ancora interagisce in maniera, no? Fertile, feconda, eventualmente apparati nuovi, di fonti o testimonianze, interviste. Se sono stati visti, come dire, anche, no? Grandi paradigmi, classici, le categorie che, su cui magari ci siamo formati noi. Non siete così vecchi, non siamo così vecchi. Allora, intanto rispondo a queste. Certamente sì, cioè il rapporto, il rinnovamento metodologico passa, si incrocia, si entra in risonanza con l'attenzione per nuove fonti. Intanto un'espansione delle fonti militari, come dicevo prima, quindi dallo studio delle fonti militari nostre si è passati ad una analisi innanzitutto del punto di vista delle fonti militari alleate tedesche per quello che sono disponibili. Per esempio nel caso delle fonti tedesche molto è andato perduto relativamente alla campagna d'Italia, però in ogni caso quello che c'è, che solo negli ultimi direi 20 anni è entrato stabilmente in circolazione anche l'analisi degli storici italiani, ci ha detto molte cose. Ma la cosa più importante, come dicevo, è l'ampliamento dalle fonti militari a altre tipologie di fonti. E dentro le stesse fonti militari ha un rinnovamento. Cito tre esempi che appunto anche da questo libro emergono. All'interno degli stati delle fonti militari, per esempio, è emersa una grande attenzione, soprattutto dopo il lavoro della cosiddetta Commissione Italo-Tedesca, che fu
formulato una serie di ipotesi sul tema delle stragi, degli internati militari nel corso dell'ultimo decennio, a quella che gli storici tedeschi hanno definito storia esperienziale, quindi studiare le fonti private dei soldati, cioè che come i soldati vedevano la guerra che stavano facendo, attraverso soprattutto i diari e le lettere, cercare di ricostruire il loro punto di vista. Sono uscite diverse cose anche in italiano sui soldati, molte sui soldati anglosassoni, ma recentemente anche sui soldati tedeschi, e può essere molto interessante vedere come i soldati tedeschi hanno vissuto le esperienze di cui stiamo parlando. Quindi un recupero delle fonti soggettive cosiddette è sicuramente stato uno degli elementi di maggiore rinnovamento. Ovviamente questo ha riguardato non solo le fonti militari, ma anche quelle dei civili, le cose di cui parleremo oggi più nel dettaglio, devono molto ovviamente a un richiamo alle fonti soggettive, sia fonti costruite, quindi fonti orali, sia fonti ritrovate o recuperate, quindi appunto lettere, diari. Un'altra tipologia di fonte che nel caso della linea gotica è stata sicuramente di notevole rilievo per il rinnovamento degli ultimi anni è, come dicevo, le fonti costruite dalla Chiesa, quindi soprattutto gli archivi parrocchiali, che sono molto sul territorio e restituiscono un punto di vista molto capillare su cosa succede sul terreno. Sono stati di grande interesse sia per studiare le stragi, sia poi per studiare appunto la situazione della popolazione sulla linea gotica. Un terzo esempio di fonte, su cui ritornerò anche tra poco nella seconda parte del mio discorso, sono le fonti materiali. La costruzione della linea prima e i combattimenti poi hanno segnato il territorio fisicamente. Il territorio stesso è una fonte interessante per studiare la guerra, quindi sicuramente sì, il rinnovamento delle fonti è stato significativo. Quanto sono cambiati i grandi paradigmi, le grandi categorie storiografiche? Su questo è più difficile rispondere, perché questa fase, questa terza fase che dicevo, è cominciata da poco. Non ha ancora sedimentato probabilmente, almeno in italiano, delle opere di sintesi che cambiano lo scenario. Adesso sono probabilmente entro la fine dell'anno dovrebbero uscire almeno due grandi sintesi nuove di storia della Resistenza, nelle quali probabilmente vedremo anche gli effetti di questi nuovi studi sulla linea gotica. Oggi certo non è così semplice. Sicuramente dopo il libro di Pavone, Una guerra civile, che è uscito nel 1991, nei 25 anni successivi la storiografia italiana sulla Resistenza ha messo tanti piccoli tasselli, molti dei quali passano attraverso lo scenario della gotica, che è quello dove la guerra sta ferma 8 mesi, quindi, come dicevo, quello obiettivamente più stabile, più significativo, dove avvengono infatti le battaglie più importanti, le stragi più importanti, gli episodi più importanti. Il mutamento delle categorie storiografiche è sicuramente più lento, passa attraverso alcune delle cose che dicevo prima, analisi di network, analisi di flusso, vanno a superare, diciamo così, alcune schematizzazioni nord, sud, alto, basso, eccezionale, normale, per usare categorie storiografiche, creando dei tessuti più complessi. Ovviamente questo può essere difficile per voi come insegnanti tradurlo immediatamente in esperienza didattica, se il suggerimento che io vi do è appunto quello di lavorare sulle scale di analisi. Quindi un'analisi sul territorio, su piccola scala, consente di arrivare in profondità su alcuni dei temi che ho detto e di indicarne la complessità dentro un quadro largo. Quindi bisogna procedere a due velocità, su due scale. E la,
questo non è semplice chiaramente, però avete a disposizione degli strumenti, gli istituti storici costruiscono i musei, costruiscono e rappresentano una serie di strumenti molto importanti per lavorare su questo. Studiare la linea gotica a Montescudo piuttosto che da qualche altra parte consente di toccare tutti questi temi di cui parleremo oggi, ovviamente non li esaurisce, ma consente di trattarli in profondità. Ovviamente va collocato dentro al fatto che al quadro complessivo, perché non si può pensare di trasmettere l'idea che la guerra ci sia stata solo a Montescudo o sia stata dappertutto uguale che a Montescudo, ovviamente. Però questo è l'approccio più fecondo, studiare Montescudo inserendolo in un quadro più largo. Su come farlo possiamo ragionare, ovviamente. Non c'è una ricetta sola. C'è qualche altra domanda? Se vi viene in mente qualcosa mi interrompete. La seconda parte del mio intervento voleva riguardare questo tema della public history. Public history. La public history è un'etichetta anglosassone che è arrivata in Italia, in generale in Europa continentale, negli ultimi 5-6 anni. Che cosa vuol dire public history? Allora, intanto non è tradotto in italiano, ma utilizziamo il termine inglese, perché la traduzione italiana, diciamo esatta, non c'è con una parola sola, dovremmo usare delle perifrasi un po' complesse. Devo dire che questa etichetta, che come dirò tra poco è molto utile, è però anche molto scivolosa, quindi è spesso utilizzata a sproposito e purtroppo in Italia la stiamo utilizzando molto spesso a sproposito. Quindi diciamo, vi potrà, tendenzialmente public history vuol dire la storia per il pubblico dei non specialisti, fuori dalle aule universitarie. Ora però, ci sono più dimensioni di questo. Molti osservatori italiani confondono la public history con la divulgazione storica o con la comunicazione storica, cioè io faccio una ricerca. Quando ho fatto la ricerca, comunico i risultati della ricerca al pubblico più ampio possibile, utilizzando i nuovi canali che ho a disposizione. Allora, questo, cioè la comunicazione storica, è un elemento di public history, ma non è l'unico elemento. Però partiamo da questo livello base. Se noi guardiamo al tema linea gotica, ci vengono negli ultimi 10-20 anni, è indubbio che questo tema linea gotica abbia investito dei pubblici nuovi, che non sono solo gli storici di professione, che si interessano a che cosa è successo sulla linea gotica, per stabilire appunto questo cambio. Faccio tre esempi di tre pubblici strettamente coinvolti su questo tema. Il primo pubblico è quello dei, diciamo così, interessati a cose militari, i reduci, i parenti dei reduci e associazioni di reduci, i militari, ma anche alcune categorie un po' più esotiche, tipo i recuperanti, cioè quelli che vanno in giro a cercare i residui, le cartucce, le bombe inesplose, le cose rimaste sul terreno, eccetera. I rievocatori, cioè quelli che fanno le rievocazioni vestiti con le divise simulando quello che era successo all'epoca, persino i wargamers, quelli che giocano i giochi di guerra da tavolo o videogiochi. Questi sono un pubblico interessato al tema linea gotica, con canali differenti, ma interessato. Un secondo pubblico interessato al tema linea gotica è il pubblico, voi siete vicini, dei giovani. Come ci è interessato? Ci è interessato attraverso la cultura pop. Ci sono giochi, come dicevo, fumetti, video, canzoni dedicati alla linea gotica. Io qui nelle immagini che stanno scorrendo alle mie spalle
c'è per esempio un bellissimo album musicale post-punk italiano, un gruppo della nostra zona, CSI, che si chiama Linea Gotica. Come mai? Ecco, quindi c'è l'idea, come dicevo prima, che soprattutto la Linea Gotica come metafora di qualche cosa raccolga un interesse che ovviamente non è diverso da quello strettamente storiografico. Ed infine, e questo forse è il tema che ci interessa anche poi di più, almeno gli amministratori, c'è il pubblico dei turisti che vogliono andare sui luoghi della Linea Gotica, a piedi, in bicicletta, a cavallo, con la moto. Infatti alle mie spalle pure vedete scorrere tra le tante cartine anche percorsi in tutti questi, con tutti questi mezzi sulla Linea Gotica. E questo è un tema di grande interesse perché coinvolge un pubblico veramente vasto, ma su questo magari dico qualche cos'altro dopo. Però intanto per dirvi che abbiamo già identificato tre pubblici diversi dagli storici che sono interessati alla Linea Gotica: i militari, gli appassionati di militaria, la cultura pop e i turisti. Perché vi dicevo prima che però è insufficiente considerare la public history solo come comunicazione storica che divulga alla gente, ad altri pubblici, quello che gli storici hanno elaborato? Perché il concetto di public history elaborato negli Stati Uniti, ovviamente uno scenario completamente diverso dal nostro, però contiene un elemento in più che è molto interessante, e cioè questi soggetti sono solamente oggetti oppure compartecipano alla creazione del sapere storico, cioè sono solo ricettori di quello che gli storici elaborano oppure no? Ovviamente in contesto americano no, si presuppone che la public history sia il confronto della storiografia scientifica accademica con altri vettori di storicizzazione. La storia non la elaborano solo gli storici. Per esempio, un dato evidente a tutti è che per esempio la memoria pubblica è un fattore di storicizzazione, ma che non è fatto dagli storici. Quindi questo ci pone agli storici una grossa sfida, rispetto alla quale il dibattito ovviamente sul tema è molto aperto. Vi dico la mia opinione personale: gli storici si muovono su un crinale stretto perché devono accettare la sfida di confrontarsi con gli altri fattori, attori di storicizzazione, rivendicando però il ruolo specifico che deriva loro dal metodo, dall'autorità, eccetera eccetera. Ed è un crinale non semplice. Però se guardiamo la Linea Gotica da questo punto di vista, ci accorgiamo che tutti e tre i soggetti che ho detto prima non sono semplici ricettori, ma partecipano all'elaborazione del concetto di Linea Gotica, ovviamente ciascuno con modalità differenti, e soprattutto che ci sono altri attori, soggetti di costruzione della Linea Gotica, e sono quelli che citava prima Paolo, cioè quelli che elaborano politiche della memoria. Prima di tutto le istituzioni, ma poi anche gli istituti, i musei, i centri di documentazione, fino ad arrivare alle associazioni informali come le proloco locali, piuttosto che appunto i gruppi di rievocatori. Tutti questi soggetti non solo ricevono quello che gli storici gli danno, ma elaborano e propongono delle proprie idee di Linea Gotica, con le quali è interessante interagire. Ovviamente questo tipo di elaborazione non hanno la solidità e la fondatezza che deriva agli storici dal loro metodo, ma hanno una loro consistenza, con dei loro rischi. I rischi principali sono il dilettantismo, la frammentazione, la strumentalizzazione, sia in chiave identitaria che in chiave commerciale, dei contenuti storici. Però resta la necessità di un confronto con questi altri soggetti. La Linea Gotica è un tema da questo punto di vista molto interessante, proprio perché questi altri soggetti sono tanti e forti. Nel libro, in generale nella nostra discussione, anche come istituti, negli ultimi anni, e lo dico soprattutto per gli amministratori, emerge un grosso rimpianto.
e cioè che il potenziale storico, turistico, culturale della linea gotica sia largamente sottoutilizzato rispetto a, per fare qualche esempio diciamo paragonabile, rimanendo alla stessa storia, al valore storico, culturale e turistico che hanno la linea Maginot o la Normandia, dove ogni anno ce l'hanno 5-6 milioni di turisti a vedere dove sono sbarcati. Ora, la linea gotica, per i motivi che vi ho accennato prima, cioè che il fronte ci è rimasto 8 mesi, che ci sono tutta una serie di segni sul territorio, che hanno combattuto soldati di 38 paesi, 38, ha un potenziale da questo punto di vista notevolissimo. Eppure, nonostante tutti gli sforzi, compreso il vostro, il nostro, questo potenziale è ancora largamente sottoutilizzato. Per vari motivi che, se volete, possiamo anche analizzare, ma il principale dei quali, su quali invito anche voi, anche noi, a riflettere e a lavorare, è il localismo. Noi dobbiamo, e ritorno a quello che dicevo prima, noi dobbiamo valorizzare quello che c'è a Montescudo, perché è a Montescudo, facendo capire che questo che sta a Montescudo c'entra con la seconda guerra mondiale. Mondiale. Non è una cosa che riguarda Montescudo, Rimini, la Romagna, il Nord Italia, l'Italia, è mondiale. E allora, se riusciamo a ragionare un po' di più in quest'ottica, forse riusciremo anche ad alzare il potenziale attrattivo e ricettivo e il valore di brand di questo marchio, linea gotica. Basti dire che non esiste al momento un progetto di valorizzazione territoriale unitario della linea gotica, non esiste un accordo tra le regioni principalmente coinvolte su questo. Anzi, come vedete in alcune delle immagini che sono qui sopra, stanno scorrendo, nel sito della regione toscana c'è la linea gotica solo dentro il confine della Toscana, poi non c'è più niente. L'Emilia Romagna ha fatto un grande progetto di valorizzazione della linea gotica una decina d'anni fa, solo sulla parte emiliana, e poi potremmo aggiungere l'assessore, che non è colpa sua perché era prima di lui, ma che la regione Emilia Romagna ha speso tutti i soldi per fare il piano di fattibilità e poi non ha fatto niente, e aveva speso tutti i soldi per fare il progetto. Quindi questo è, perché conoscete bene, immagino che non vi sia, non vi suoni nuovo, ecco, però esiste un'unica associazione che lavora su tutto il percorso della linea gotica e non solo su il proprio pezzettino, e quindi vi ho messo lì anche alcuni dei lavori di questa associazione perché può essere interessante. Per esempio c'è un'app sulla linea gotica molto ricca che potete scaricare gratis, che è molto utile come strumento turistico ma anche strettamente culturale, dove sono mappati centinaia di luoghi di memoria sul terreno della linea gotica. Ecco, c'è qualche domanda su quest'altro versante che mi rendo conto è un po', forse, spero di non avervi troppo... Ma una considerazione a volte sull'ultima parte. Effettivamente la frammentazione forse rispetto alla Normandia ci ha impedito, la frammentazione di regioni, province e quant'altro ci ha impedito probabilmente di fare considerare tutta la linea gotica come un unico territorio da valorizzare. E forse questo ci ha un po' penalizzato. Io ricordo, per esempio, sempre per la regione Emilia Romagna, prima dell'assessore, che sulla linea gotica... L'assessore ci ascolta da dietro la peggio. Sulla linea gotica si doveva ragionare a livello di tesori, ma poi tra virgolette campanilistica tra le varie regioni e province portava a finanziare anche ipotetici progetti, no? Che erano, non sapevo neanche cosa
testo ha disperso risorse, disperso anche interesse, disperso poi le energie e si è fermato. E il non dialogare tra la nazione degli Romani, Toscana, Marche e aggiungerei addirittura uno Stato internazionale, cioè uno Stato, San Marino, è chiaro che rende tutto più complicato. È così, però credo che non dobbiamo accontentarci, perché ripeto, il potenziale è molto alto e onestamente non è così impossibile come alcuni esempi ci fanno notare. Adesso io ho citato la Normandia che effettivamente ha una coerenza amministrativa diversa, ma appunto se cito la linea Maginot, la Cortina di Ferro o il Cammino di Santiago, per citarne alcuni, sono progetti di valorizzazione territoriale su percorsi molto più lunghi e molto più complessi per certi aspetti anche dal punto di vista della gestione amministrativa. Quindi purtroppo è mancata proprio dal punto di vista della consapevolezza e del ragionamento complessivo. Però, detto questo, ripeto, negli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti da questo punto di vista e tutte le reti, compresa quella degli istituti, hanno avuto un ruolo positivo quest'ottica. Anche a livello locale, noi abbiamo una bocca che ha fatto anche un suo progetto, certo, per la memoria, e abbiamo tre comuni che già hanno partecipato a un progetto internazionale, già nel 14. A questo si è aggiunto un altro comune, ma sempre con un po' di difficoltà, adesso siamo all'ulteriore comune, però andiamo avanti proprio molto lentamente, come se la linea gotica non fosse un confine tra il nord e il sud Italia, ma fosse un confine frastagliato tra un comune e l'altro. Sono comuni ai quali non interessa assolutamente niente di queste cose qua. Sì, io devo dire che è l'esperienza che vivo anch'io ovviamente e continuo a stigmatizzarla, perché non so il comune di Montescudo, ma io adesso appunto lavoro anche al museo di Montefiorino, che è un, diciamo, un piccolo comune dell'Appennino tra Modena e Reggio Emilia, quindi paragonabile come scenario, diciamo, territoriale amministrativo, dove c'è stata la zona libera partigiana, forse saprete. Cioè, il problema è assolutamente lo stesso, è un problema di localismo molto mio, però, perché per tutti questi comuni questa sarebbe una risorsa molto importante, secondo me. Basta guardare un po' più in largo, è molto difficile per i piccoli comuni guardare in largo, per tutta una serie di motivi che ben conosciamo, però resta secondo me l'obiettivo. E non è un problema anche per noi, è un problema anche per noi, perché adesso richiamando le cose che diceva Maurizio, io mi ricordo la battaglia che facemmo noi romagnoli anche all'interno della regione Emilia-Romagna nel dire che la linea gotica era questa e finiva a Imola, contro le richieste di Parma, Piacenza, Ferrara, eccetera, che dicevano no, la linea gotica è anche la nostra. Il problema è che loro sono stati bravi, i soldi li hanno presi e noi no. È dimostrazione che a volte... Questo è un'altra questione, cioè il prevalere di altre logiche. Secondo me la risposta che vi dicevo prima, la linea gotica è entrambe le cose e il valore della vostra, tra virgolette, linea gotica, cioè delle specificità di quello che è successo qui nel settembre-dicembre 44, sta proprio nel vedere che cosa succedeva altrove, perché se no non si capisce perché debba essere specifico che c'è la battaglia qui tra settembre e dicembre. Il fatto che qui il fronte si sposta e là no, e questo rende il fatto che qua si sposta molto più rilevante, secondo me. Poi ripeto, qui non stiamo parlando di progetti, di questioni storiografiche, cioè le questioni storiografiche sono importanti, ma adesso sono legate dei problemi di storia pubblica, appunto, di valore pubblico, valore di questi elementi storici nel dibattito pubblico. Allora, secondo me, da questo punto di vista, lo scenario largo della linea gotica, che significa tutto lo spazio di fronte e retrovie del fronte dal agosto 1944 all'aprile 1945, ha delle sue specificità.
ovviamente va articolato a sua volta in vari percorsi, come stiamo facendo, però ha un suo valore di unitarietà, che sentiremo anche nelle relazioni successive. Cioè questi tasselli del mosaico, tutti diversi tra di loro per le basi territoriali specifiche, vedono dei macro fenomeni che li attraversano trasversalmente, che sono quelli che dicevo prima. Dappertutto ci sono i tedeschi che se la prendono con i civili, dappertutto ci sono i bombardamenti e quindi ci sono gli sfollati e quindi ci sono i problemi di approvvigionamento, dappertutto c'è il rastrellamento per recuperare forza lavoro, ovviamente con modalità differenti, tempi differenti, configurazioni differenti. Però dappertutto ci sono eserciti di diverse nazioni con cui la popolazione locale non aveva mai avuto a che fare, che si trova a dover gestire, comprese le rispettive propagande polemiche. Quindi diciamo questi macro problemi trasversali che hanno configurazioni diverse nei vari scenari, però sono secondo me interessanti da analizzare nel complesso. Quindi ripeto, personalmente secondo me linea gotica deve essere un'etichetta che non esclude ovviamente la Romagna, ma e che non è che ci si può mettere dentro tutto, perché non è che tutta la seconda guerra mondiale in Italia è la linea gotica. Però queste cose che ho detto sono linee gotiche e secondo me sono un tema e questioni che possono interessare un pubblico molto più ampio che non gli specialisti di storia militare o anche appunto gli interessati. Oreste, due questioni, darei un'indiscrezione alla risposta, non lo so. Uno, ha pesato sulla mancata valorizzazione della storia della gotica anche un fatto politico, più apice per i tempi di pensare di rettile, cosiddetto mondo del gol, comunque un interesse a non portare troppo in luce certe questioni e quindi un fatto soporifero era conveniente, o al massimo poteva essere un pochino preso storicamente imbalsamato, quindi questioni anche abbastanza macro, senza però andare a vedere che sono tutto politiche, sociali, civili, che erano anche più problemi per gestire la logica, no? Quindi, storia, così via. L'altra questione è sulla questione della parte Cristo, non c'è anche un pericolo, e se sì, come può essere in qualche modo aggiornato di un'attivazione di una certa disvenente della storia locale, dell'apertura di interessi che possono essere visti, diciamo così, spugnoli o comunque insomma superficiali o organizzati. Sì, entrambe le risposte sono sì. Allora, è chiaro che non c'è un collegamento diretto rispetto a questioni politiche, secondo me, nel problema che ho esposto. Ci sono stati degli elementi imbarazzanti che sono stati lasciati ai margini per molto tempo per questioni di correttezza politica. I due più evidenti, i tre più evidenti sono, primo, appunto, le stragi. È chiaro che fino ad un certo punto una sovraesposizione delle stragi sarebbe stata politicamente sconveniente nello scenario, diciamo così, della guerra fredda. Infatti è successo quello che sapete. Secondo, i bombardamenti alleati, ancora più tardi sono stati recuperati dalla storiografia italiana per lo stesso motivo. Terzo, e qui non siamo ancora arrivati in fondo, il ruolo dei fascisti. Uno degli elementi meno studiati sulla linea gotica è il comportamento delle autorità e delle unità militari e politico-amministrative della Repubblica Sociale. Quindi sì, ovviamente i fattori politici determinano degli imbarazzi storiografici, non è l'unico fattore, su questi temi sicuramente ha pesato. Sì, per quanto riguarda la public history, assolutamente sì, come dicevo, uno dei rischi di questo è una strumentalizzazione commerciale di vario genere. Ecco, però secondo me questo rischio si affronta non evitando la sfida con il pubblico, ma cercando di indirizzarla e di gestirla con il massimo di professionalità possibile. Ecco, quindi Disneyland è un rischio all'estremo, ecco, però io penso che nel condurre persone al cimitero di guerra di Coriano
pur trattandosi di un cimitero, pur trattandosi di, non credo che tu abbia corso il rischio di banalizzare o di, diciamo così, strumentalizzare la storia. Ecco, se fatto in maniera consapevole, responsabile, accurata, questo rischio può essere arginato. Non lo considererei diciamo un ostacolo al procedere, cioè è come dire che l'industria culturale sulla Shoah ha portato sicuramente a delle derive commerciali di strumentalizzazione e banalizzazione, ma non per questo ci deve indurre a fermare il lavoro di analisi, anzi ci deve indurre a rafforzare il nostro lavoro. Sì, l'obiettivo è quello. Sarebbe questo. C'è una cosa, che questo rischio c'è qualche anno fa, quando le zone era presente, non volevo essere lì, lui organizzava il 5 aprile, organizzava sfilate di persone vestite da soldati tedeschi, faceva delle cose di qui. Chiaro che questo rischio c'è, però appunto, ma non solo annullato, ma almeno contenuto con qualcos'altro. Sì. Quello che dicevo prima, inizialmente, quello che abbiamo fatto con la guida, tra l'altro è passata anche la guida sul nostro territorio, con i nostri percorsi, è passata anche nei musici turistici, le interlingue, può essere interessante, questo non è lo spilato di per sé, insomma, non sono certe fughe abbastanza strane, ad esempio della mente di Wolf Liberata, insomma, ci sono stati. Allora, tenete conto che il turismo di guerra, fra virgolette, come viene oggi definito, è in realtà un segmento in crescita. È un segmento in crescita per vari motivi, che può essere da quello del Friuli e del Trentino sui percorsi della Prima Guerra Mondiale, che hanno un loro senso, e che è stato fortemente in questi ultimi anni, si è lavorato per andare in questa direzione. Noi ci auspicheremmo che questo turismo di guerra, fra virgolette, trovasse uno spazio e un percorso unitario anche per quanto riguarda la linea gotica. Devo dire che almeno per quanto mi riguarda i 15 anni che in qualche modo siamo stati coinvolti, abbiamo partecipato, eccetera, senza grande successo, né a livello regionale né a livello provinciale. Questo però, come dice Mirko, non deve farci resistere. Io mi fermerei qui, Mirko, coffee break, e poi riprendiamo con il saluto dell'assessore Mezzetti, che è arrivato e che lo salutiamo.